Continua lo spettacolo del grande calcio, qui ovviamente su EA Sports, gara che viene trasmessa in molti paesi con milioni di potenziali spettatori, e del resto è una sfida che si preannuncia infuocata di grande spettacolo, piena anche di dichiarazioni puntute della vigilia. Entrambe le squadre si sono dette certe di portarla a casa, ma alla fine avrà ragione soltanto una. Se siete curiosi di vedere chi la spunterà, rimanete su EA Sports. Tengono in maniera particolare, duello che adesso ovviamente si sposta dalle tribune al campo, vedremo chi avrà la meglio. Con me Lele Adani, pronto come sempre a raccontarvi l'emozione di questa sfida. Squadra in campo per questo match di club, match dai tanti motivi di interesse. Non vedo l'ora che inizi, speriamo di assistere a un match divertente, è ricco di gol, gli ingredienti ci sono davvero tutti. Calibra male il passaggio. Carica il tiro, prova la conclusione, ma il palo dice di no. La forza c'era tutta, Pier. Ti dico anche troppo. Tiro meno potente e più preciso, a mio avviso, sarebbe stato vincente. Ottima qui l'imbucata. Respinta, ma non è finita. Svetta il pericolo. È sicuramente fra i giocatori da seguire per quelli in campo oggi. Occhio a non concedere punizioni in zone pericolose, Pier. Lui ha dimostrato di saper mettere la palla dove vuole, sopra la barriera, a giro. Difficile sapere in anticipo cosa potrà inventarsi sul calcio piazzato. Pallone che viene recuperato. Il lancio, avanzano della tre quarti avversaria, possono passare in vantaggio, ecco il gol dell'1-0, la sbloccano subito. Stiamo rivedendo il gol, nonostante la marcatura stretta ha trovato lo stesso lo spazio per concludere a rete. Gran gol, davvero. Si torna a giocare, gara che resta apertissima nonostante il gol subito dai Lions. Ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Accetta bene, attenzione, e c'è il gol, una botta pazzesca tirato da casa sua. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Prova il lancio lungo. Intervento efficace e possesso recuperato. Avanza lungo la fascia. Palla messa dentro. Resta come prima. Palla vagante adesso. Interviene e risolve. Riconquistano bene il pallone qui. Guerra. Capisce tutto, pericolo. Serve indietro il compagno. Pallone respinto ancora lì. Si
come prima. Cerca la profondità con questo tocco morbido e sarà calcio d'angolo. Al corner, allontana la minaccia. Papo con il possesso palla. Sembrava un'azione interessante, così non è stato. Di Natale, un gol bellissimo, ha calciato di prima intenzione, traiettoria fantastica. Calcio calibrato male, pallone facile per il portiere. Farla filtrare, occhio al traversone, pallone spazzato via, capisce tutto e intercetta il passaggio. Prima metà di gara che sta per esaurirsi, il risultato che sorride alla squadra di casa. Si è vista una sola squadra in campo finora, Pier, ma detto. Sembra aver già la vittoria in tasca, la sensazione che il vantaggio possa farsi ancora più pesante da qui alla fine. In avanti trovano sempre autostrade dove gli attaccanti possono infilarsi e colpire. Vedremo se nella ripresa decideranno di calare il ritmo o continueranno a premere. Era oltre l'ultimo difensore, chiamata giusta. Tiene senza problemi il portiere. Ci vuole ben altro per segnarli. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Si andrà avanti a giocare per altri 60 secondi. Guerra. Può bastare, dice l'arbitro, si chiude il primo tempo. Si gioca per il secondo tempo, situazione non semplice per Lions, chiamati a rialzare la testa. L'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. Posizionato qui il portiere che si è limitato ad accompagnare la conclusione sul fondo senza intervenire. Aveva capito subito che la palla sarebbe uscita. Splendido lancio, attenzione qui, riceve palla alle spalle della difesa. E il pallone entra. Siamo 3-1, magari non finirà così.
rosso dei Lions. Hanno mantenuto il sangue freddo, hanno riguardato bene il pallone. Buono il pallone recuperato. Poco che non trovasse lo specchio. Viene pressato. Guerra. Cerca di scavalcare la difesa con questo lancio. C'è la verticalizzazione. Situazione complicata per la difesa. Intervento fondamentale, ha evitato che il pallone entrasse. Passaggio intercettato. Nessun problema qui. Tiro debole. L'ha bloccato senza problemi. Era difficile pensare di fargli gol qui. Niente da fare. Il difensore recupera. Palla in out, sarà pallo laterale. Ben posizionato qui, recupera il pallone. Prova col filtrante profondo. Il portiere chiude la porta e disinnesca questa conclusione. Stava già per buttare e non sarebbe stata la prima volta oggi. Bravo e attento l'estremo difensore. Attraversone, ci pensa lui spazzando. Occhio alla ripartenza. Esce il portiere nonostante la pressione. Guadagna metri. Il tocco dentro. La allontana. Punta la porta. Cartellino in vista. Poteva andare in porta qui. Traversone al centro. E c'è il gol. Si portano adesso a meno uno. Attenzione. Rimonta possibile adesso. Defendi. Prova questo filtrante alto. Mi porta via il pallone con questo tackle. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Prova a farsi avanti. Occhio al tiro. Conclusione curata. Attenzione per trovare il gol del pareggio e c'è il gol che rimette le cose a posto. Erano sotto di tre reti, hanno saputo reagire. Defendi. Il cronometro corre, devono sbrigarsi se vogliono trovare il gol. Ci mette una pezza, la pallone è ancora lì. È questo comodo per il portiere. Palla banalmente persa dai Lions. Grande attesa per questo corner che può decidere le sorti della gara. Occhio al corner.
Buono l'intervento del portiere che salva il risultato, qui potevano andare sotto. E Pier, prendere gol adesso sarebbe stato più di un problema. Trova il gol del vantaggio nelle fasi conclusive del match. Rinvia su questa cross. Tackle efficace. Pallone interessante. Può calciare in porta da lì. Hanno pareggiato quando sembrava ormai finita. Replay che evidenzia l'intelligente palafiltrante a tagliare la difesa nell'azione del gol. Ha eluso bene il pressing, Poi l'ha piazzata alle spalle del portiere. Giocherà ancora per 2 minuti. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Si getta lì in avanti, il pareggio non basta. Finisce in parità, si andrà tutto ai supplementari. Sure.